Ma voi lo sapevate che PS5 è tornata in forte sconto e la trovate sulla mia pagina Amazon in iscrizione nei commenti? Sbalorditi. Prima di iniziare con il video, fai un salto sulla mia pagina Amazon dove troverai i migliori consigli per gli acquisti su Spider-Man, giochi per PlayStation, anime e molto altro ancora. Acquistando dalla pagina aiuterete a sostenere il canale. Trovate il link in descrizione e nei commenti. E rieccoci ragazzi, tornati ancora una volta con Marvel Spider-Man 2 per parlare insieme delle ultime novità. Però infatti che Marvel Spider-Man 2 potrebbe essere un titolo molto violento, anche se in linea, in teoria, con quello che sono stati Miles Morales e il primo Spider-Man. Ma andiamo più nello specifico. Marvel Spider-Man 2 viene descritto in questo modo. Questo è un gioco d'azione in cui i giocatori vestono i panni di Peter Parker e Miles Morales, i due Spider-Man, nel tentativo di salvare New York da una nuova minaccia. Con una telecamera in terza persona, i giocatori lottano contro il crimine, volteggiano fra gli edifici e affrontano i nemici in combattimenti corpo a corpo. I personaggi utilizzano prevalentemente pugni e calci, ma capita anche che lancino i nemici durante gli scontri. I personaggi principali possono usare poteri speciali legati all'elettricità o al simbionte sugli avversari. Alcuni nemici fanno uso di pistole o armi automatiche durante i combattimenti. Capita che i colpi d'arma da fuoco generino piccoli schizzi di sangue. I filmati intermezzo possono contenere scene violente con sangue. C'è un personaggio strangolato, un cadavere rovesciato, gocce di sangue su una foglia. In alcune missioni legate alla criminalità, i personaggi possono essere visti mentre scambiano armi per pacchetti di droga, ben visibili all'interno di un bagagliaio. Vi sono anche alcune parolacce come K e Q. Vabbè, si capisce insomma di che parole si tratta. Pertanto l'azienda classifica il gioco come teen, ovvero un titolo destinato a un pubblico di giocatori che hanno almeno 13 anni, che è quello praticamente che era anche per il primo Marvel Spider-Man, anche se poi ragazzi, sta roba del PEGI, insomma, della classificazione di un gioco, boh, serve quasi a niente. Cioè, nel senso, io non ho mai avuto problemi, anche se, oddio, sono 150 anni che non vado in un negozio a comprarmi un gioco, visto che ormai è tutto in digitale o comunque. Cioè, il buon Amazon è la pagina che trovate in descrizione per acquistare, ragazzi, giochi PS4 e PS5. Ma comunque sì, ragazzi, io ricordo che, boh, tipo al GameStop o comunque altri negozi simili, non ho mai visto un dipendente dare problemi a un ragazzino e a vendergli il gioco con un PEGI che non è adeguato a una certa età. Fatto sta, ragazzi, che pare che questo Marvel Spider-Man 2 sarà particolarmente violento, ma è essendo praticamente la stessa classificazione del primo Marvel Spider-Man e sostanzialmente anche di Miles Morales, non credo che vedremo, cioè, tutto questo grande cambiamento, questa violenza mai vista prima. È chiaro che sicuramente personaggi come Venom e Kraven sono molto più, diciamo, legati alla violenza in un modo un po' più elevato rispetto a nemici come Doc Ock, Martellin, insomma tutti quelli che abbiamo visto nei due precedenti Spider-Man, e quindi mi aspetto sicuramente una violenza maggiore. Spider-Man non è che sia una roba che dici, non lo so, stiamo guardando, stiamo giocando con Wolverine. Ecco, Wolverine sicuramente me lo aspetto molto più sanguinoso. Tra l'altro speriamo di avere aggiornamenti, insomma, non appena Marvel Spider-Man 2 uscirà, anche se ragazzi, come ho detto altre volte, per Wolverine è ancora molto presto, visto che parliamo della stessa azienda, chiaramente Insomniac prima si concentrerà su Marvel Spider-Man 2 ovviamente, e poi passeremo a Wolverine, sperando che possa uscire addirittura l'anno prossimo. Detto questo, ragazzi, detto questo, io spero in un titolo più violento, ma non perché la violenza è sinonimo di qualità, ma perché semplicemente con personaggi come Kraven e Venom mi aspetto, insomma, che facciano un po' di casino in più rispetto ai nemici del primo Marvel Spider-Man. Abbiamo già visto anche nella scena del trailer di con Kraven lì che uccide quel tizio. Certo, non mi è sembrata la scena più violenta di questo mondo, però insomma, Kraven mi sembra uno che insomma, se ti deve far male, ti fa male. Simbionte, forse peggio ancora. Quindi vediamo, vediamo, sono molto curioso. Oggi ragazzi, 25 agosto, tra l'altro vi aggiorno anche sul Fan Expo. Non ci sono ancora aggiornamenti per quanto riguarda Marvel Spider-Man 2, quindi non lo so. Ho letto che l'attore di Miles Morales sarà all'evento domani e domenica, quindi insomma nel weekend potrebbe saltare fuori qualcosa, però per adesso ancora niente. Quindi per quanto riguarda una live,
o comunque un aggiornamento video, non so ancora che dirvi onestamente, non hanno detto niente di importante, quindi vi terrò come sempre comunque aggiornati. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere la vostra, ditemi cosa vi aspettate dal punto di vista della violenza di Marvel Spider-Man 2, se vi aspettate un titolo particolarmente cattivo da questo punto di vista, anche perché ho il simbionte. Faremo molto male, però non so fino a che punto vogliono spingersi appunto con questa violenza. Cioè, sì, ce n'è, ce ne sarà, però voglio dire, è pur sempre Spider-Man, è pur sempre un titolo che comunque è anche per un pubblico abbastanza piccolo, se vogliamo, quindi non lo so fino a che punto potranno spingersi. Detto questo, ragazzi, quindi fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale, mi raccomando, fate un salto sulla pagina Amazon dove ci sono nuovissimi giochi PS4, PS5 e soprattutto la PS5 è finalmente scontata ad un prezzo molto interessante. Quindi fate un salto sulla mia pagina, iscrivetevi al canale, ragazzi, per non perdervi i prossimi aggiornamenti. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!